Testa dei negozianti di Corso Emanuele Filiberto, le casette natalizie degli ambulanti ostruiscono il passaggio, dicono affari a rischio. Dopo il caso dei bus, il quartiere Brusegano di nuovo sul piede di guerra, stavolta dito puntato sulla viabilità a senso unico di via Pelosa. Il presidente della Camera di Commercio Zillo annuncia il disimpegno dell'ente da tutte le partecipate, un piano da 80 milioni per la città. L'Audi di Giancarlo Galan, ora ai domiciliari, beccato a Montegaldella senza assicurazione, al volante c'era la moglie, auto sequestrata. Mancano pochi giorni alla riunione decisiva per il nuovo ospedale, Dario dice noi ci faremo trovare pronti la decisione alla regione. Renzi annuncia investimenti antiterrorismo, 80 euro in più in busta paga alle forze dell'ordine, i sindacati, ok, manca un piano condiviso. A 20 giorni dall'annuncio ci sono le 10 famiglie che hanno dato la disponibilità per accogliere i profughi e la Caritas dice le stiamo selezionando. Buonasera ai telespettatori di Rete Veneta, siamo in tempo di festività natalizie, il comune per abbellire la città ha portato le casette con gli ambulanti, le casette natalizie con gli ambulanti, ma c'è qualcuno che si lamenta, sono i negozianti di Corso Emanuele Filiberto, sentiamo. Natale sfarzoso quest'anno con luminari e alberi accesi sin da fine novembre, ma a mettere tutti d'accordo è difficile. Scontenti sono infatti i negozianti di Corso Emanuele Filiberto, che da qualche giorno hanno installate davanti all'entrata dei loro negozi, giusto sotto i portici, le casette di legno per gli ambulanti, casette che sarebbero troppo ingombranti. Abbiamo visto già da domenica con l'afflusso della gente, si sta stretti, non si passa. Poi noi comunque abbiamo visto che la gente non può soffermarsi a vedere le vetrine, quindi tira dritto. Domenica è andata bene, domenica avete avuto le prime criticità, però qua ci sarà stato sicuramente un traffico notevole. Allora io non c'ero, però è passata mia figlia che ha cambiato strada, non è passata davanti al negozio perché ha detto che era impossibile da quanto traffico c'era. Una prima prova generale di affollamento natalizio è andata in scena domenica scorsa ed è andata bene sul piano dell'afflusso, male su quello degli affari. Un fiume di gente incanalata dentro pochi metri di passaggio ha impedito a molti di fermarsi a guardare le vetrine e ha generato preoccupazione perché in tanti si sono chiesti che cosa succederebbe nel caso qualcuno si sentisse male. Soddisfatti però gli ambulanti. Come tutte le situazioni ci sono i pro e i contro. Il fatto di essere limitato il passaggio sicuramente non è un dato positivo, però sotto i portici si sa che i passaggi già di suo non sono larghissimi, per cui facendo un discorso di casette il passaggio è venuto ancora meno. Chiaramente la domenica, se ci fosse stato quel metro in più di passaggio, ne avremmo usufruito tutti. Insomma, non resta per il prossimo anno che raddrizzare il tiro e magari inserendo le casette dentro l'arco del portico. Ci spostiamo ora in zona cave perché c'è via Pelosa che, come sappiamo tutti, è a senso unico perché si sta realizzando una pista pedonale, ciclopedonale. La cosa dovrebbe essere provvisoria, doveva essere provvisoria, ma sembra che sarà duratura. Sentiamo. I lavori per la realizzazione della pista ciclabile di via Pelosa dovevano finire il 15 ottobre scorso, poi ci sono state delle proroghe, tanto che esaurito già il 90% dei lavori la strada è ancora chiusa e chi deve andare in direzione Tencarolo Rubano non resta che trovare altre strade, per esempio via Plana che però è troppo stretta. L'assessore alla mobilità Stefano Grigoletto ha incontrato i residenti che pare non siano stati rassicurati. Può essere che il primo tratto di via Pelosa rimanga a senso unico anche perché sarebbero state sbagliate le misure della pista ciclabile. Insomma, il quartiere cave dopo il problema. Il problema dei bus deve affrontare un'altra questione. I residenti hanno già raccolto 250 firme per chiedere il ripristino del doppio senso. In prima linea soprattutto i commercianti di via Cave. Da quando è iniziato il senso unico in via Pelosa loro hanno perso il 40-50% di fatturato. I loro clienti invece di fare via Cave proseguono per via Chiesa Nuova o via dei Colli e quindi loro hanno perso parecchio fatturato. In campo è sceso anche il parroco. Ultimamente abbiamo dato suggerimenti molto concreti interpellando la popolazione proprio per la viabilità di via Pelosa, di via Plana, ma anche per quanto riguarda il servizio autobus. E sul caso il PD chiarisce che i lavori sostenuti hanno un costo considerevole. Sono 360.000 euro che erano stati ancora deliberati nel 2013, peraltro su mia proposta come capogruppo PD di allora, bilancio 2013.
I lavori sono partiti naturalmente in là nel tempo, a giugno 2015, e naturalmente il progetto di allora e il progetto attuale prevedeva la realizzazione della pista ciclopedonale con tombinature, tutte le attrezzature, col mantenimento della doppia corsia. È evidente che non si giustificherebbe aver speso 360.000 euro mantenendo invece il senso unico. Quindi potrebbe intervenire la Corte dei Conti? Certamente, in un caso del genere i consiglieri, ma anche i singoli cittadini, valuteranno tutte le azioni per evidenziare il fatto di aver dilapidato denaro pubblico. Nuovi assetti della Camera di Commercio. Il presidente Zilio ha annunciato oggi l'uscita da Tecno Holding e Infocamere. Vediamo. 80 milioni di euro da investire sulla città per attrarre gli investimenti. Il piano è stato annunciato da Fernando Zilio, presidente della Camera di Commercio, che ha spiegato come farà a recuperare le risorse, uscendo da tutte le partecipate, a cominciare da Tecno Holding, operazione da 50 milioni di euro, ma non solo. Noi abbiamo Tecno Holding, la proprietaria di tutto, e poi c'è Infocamere. Infocamere stiamo anche là valutando di uscire. Ma per che motivo? Perché non ci serve più, perché noi la stessa cosa la possiamo fare in modo diverso, ci riportiamo a casa i dati nostri e facciamo un bando e forse spendiamo anche meno e portiamo a casa i soldi della partecipazione. Nella stessa idea il sindaco Massimo Bitonci, che a gennaio con Zilio deciderà dove investire i nuovi fondi. Per il primo cittadino bisogna vendere le partecipazioni che non fruttano, investendo tutto su pochi progetti. Io condivido il fatto che magari alcune partecipazioni in alcune società debbano essere dismesse perché non fanno parte del core business di quello che è della Camera di Commercio, ma così anche del Comune di Padova. Alcune invece partecipazioni io ritengo siano ancora fondamentali e che insieme dobbiamo guidare anche non solo il futuro di Interporto e il futuro di altre realtà importanti come la MAP insomma di Padova, ma anche il futuro dell'ente fieristico. Cioè non possiamo far finta di niente e nascondere la testa sotto la sabbia aspettando che succeda l'ineluttabile. E la polizia stradale di Rovigo ha sequestrato l'altra notte l'Audi Q7 di Giancarlo Galan. Ieri sera l'auto dell'ex presidente della Regione Veneto, attualmente domiciliare, è stata fermata in un controllo lungo l'autostrada A31 da parte della polizia stradale di Badia Polesine. Il mezzo non era assicurato ed è scattato il provvedimento di sequestro. Dalle prime informazioni sembra che alla guida ci fosse la moglie, la signora Sandra Persegato. Il controllo è avvenuto appunto lungo l'autostrada A31 all'altezza di Montegaldella. Ci spostiamo ora in ospedale perché Claudio Dario, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, ha fatto il punto sul suo mandato e sul nuovo ospedale. Noi abbiamo ricevuto l'incarico di preparare la documentazione al fine di consentire alla Regione di scegliere, la Regione, il Comune e la Provincia di scegliere la sede in cui sarà costruito l'ospedale. Noi stiamo lavorando e saremo pronti per il 10. Il 10 dicembre in Regione incontro per il nuovo ospedale cittadino. L'azienda ospedaliera si farà trovare pronta consegnando per tempo gli incartamenti. Poi naturalmente tocca alla politica mettersi d'accordo. Claudio Dario però è fiducioso. Certo, dobbiamo essere tutti fiduciosi. Padova, la sua cittadinanza, i pazienti che si rivolgono a Padova, che non sono solo i padovani, oltre il 45% sono pazienti che vengono da fuori territorio padovano, quindi è un ospedale di tutto il Veneto, l'ospedale di Padova, deve avere un futuro, sia per la parte assistenziale ma anche per la parte formativa. Dario intanto ha fatto il bilancio dei 2 anni sotto la sua guida in attesa di una possibile riconferma. Tanti gli interventi avviati in ospedale con un preciso schema. Un ordine leggibile dai pazienti e quindi il monoblocco per i reparti medici, il policlinico per i reparti chirurgici e Giustinianeo per l'attività ambulatoriale perché è più facilmente accessibile. Rivista anche l'accessibilità e la tecnologia a disposizione dell'azienda ospedaliera. Il disavanzo nel bilancio, secondo Dario, è naturale, la Regione deve prendere in considerazione questo dato. Ho potuto dimostrare che attraverso un'analisi sui costi standard proprio questa elevata complessità dei pazienti che si rivolgono a noi hanno costi maggiori rispetto a quelli riconosciuti dalle tariffe.
fa discutere la nuova promessa del Presidente del Consiglio Matteo Renzi di dare in busta paga 80 euro in più alle forze dell'ordine. Noi abbiamo sentito i sindacati di polizia. Nello spiegare la linea per l'antiterrorismo che chiederà ingenti investimenti, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha spiegato che darà 80 euro anche ai poliziotti. Un'iniziativa che piace ai sindacati di polizia, anche se ci sono molti punti da approfondire, come dice il COISP. Speriamo che non sia la solita malattia di Renzi, ovvero sia l'annuncite, con la quale lui fa sempre molti proclami e poi nulla di fatto. Ora speriamo che questi 80 euro siano una cosa concreta. Non ci ha ancora spiegato se sono degli aumenti stipendiali, non ci ha spiegato se saranno delle deduzioni o se saranno comunque dei benefit di tipo fiscale e tributario. Dubbi permangono invece sul piano dell'organizzazione, con un preventivo di investimenti di 1 miliardo di euro. I punti di domanda sono ancora tanti. Contestiamo il fatto che si voglia investire un cospicue cifre di soldi pubblici per la cibersicurezza, altro alto termine coniato da Renzi, quando invece il governo vorrebbe chiudere le polizie postali. Ci viene da ridere anche quando si dice che si vuole fare delle banche dati unificate, che peraltro esistono già, e poi noi invece non abbiamo i cosiddetti numeri unici nelle città o le sale operative unificate, che sono veramente una vergogna nell'ambito della sicurezza. Insomma, manca il coordinamento, un progetto condiviso. Il messaggio è: ben vengano gli 80 euro in più in busta paga, ma serve un disegno più ampio. Qualche settimana fa il prefetto di Padova aveva lanciato l'iniziativa dell'accoglienza in famiglia. Noi siamo andati a vedere com'è la stato dei fatti. Nunzio Tacchetto minacciato per aver dato il via libera all'accoglienza dei profughi. Lo avrebbe rivelato lo stesso primo cittadino di Vigonza durante un incontro con alcuni compaesani. Sulla questione il diretto interessato non vuole tornare, ma la tensione si sta alzando con il passare dei giorni. La cittadinanza si divide. Chi invece ha fatto una scelta ben precisa per l'accoglienza sono le 10 famiglie padovane che la Caritas sta vagliando per l'affidamento di alcuni migranti. Si sono offerti volontari. Ora è necessario valutare attentamente se hanno i requisiti per garantire l'accoglienza a queste persone. In questo momento non abbiamo ancora un dato insomma, sicuro, perché siamo proprio agli inizi, c'è tutto un lavoro da fare proprio nelle famiglie, di conoscenza delle loro capacità, delle loro risorse, per cui c'è proprio una preselezione. Assolutamente. I profughi attendono una casa anche i Rom di Via Bassette, come promesso dal sindaco, e proprio a questo tema è dedicato il nostro TG Linea Aperta di questa settimana. Rom di Via Bassette nelle case popolari, diteci la vostra, i numeri e all'indirizzo che vedete in sovraimpressione. Il Centro Servizio Volontariato Provinciale di Padova ha proposto una seconda edizione dell'iniziativa 10.000 ore di solidarietà. Si tratta di un weekend dal venerdì sera alla domenica pomeriggio rivolto ai giovani dai 14 anni in su, organizzati in gruppi, dedicato a realizzare concreti progetti di utilità sociale in numerose realtà del terzo settore della città. L'obiettivo è promuovere la cultura del volontariato tra i giovani, offrendo un'opportunità per sperimentarsi in azioni solidali in un contesto di gruppo. Vi ricordo che questa sera alle 21.05 andrà in onda il nostro programma di approfondimento Focus, un altro bandito ucciso in casa da un gioielliere, sequestrato e minacciato con la moglie e la figlia di 10 anni. Si parlerà ancora di legittima difesa questa sera appunto a Focus, in studio con il direttore Luigi Bacialli, gli ospiti Leonardo Padrin, Pietrangelo Pettenò, Alberto Villanova, Massimo Bettin, Luciano Sturaro. Alle 21.30 ci sarà un collegamento, una diretta telefonica, l'orefice Roberto Zancan, vittima a Ponte di Nanto di una rapina sventata, e da Graziano Stacchio, benzinaio che sparò ai rapinatori uccidendone uno. Aspettiamo ovviamente i vostri sms. È tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci.